Torniamo a parlare di sagre, caro Beppe, Giuseppe tanto Del Corno. Tanto no che piove. Tanto no che piove, nel senso che alla fine, per fortuna, almeno per quest'anno, la storia è rientrata, perché sai che l'ultimo accordo della commissione si potrà fare anche la pizza purché margherita, ampia libertà di portate. E come disse qualche noto presentatore televisivo di telegiornale, che figura di me, comune. Per chi però? Per il comune? Che figura di a comune di Arezzo. Ah, ecco, hai completato, insomma. Allora, Giuseppe Del Corno, della sagra qui di Battifolle, alla fine, insomma, tutto è rientrato, almeno per quest'anno. Tutto rientrato, tutto pane e cacio adesso con l'amministrazione, perché si può fare la pizza margherita e noi siamo contenti. Comunque sia, torno a ripetere che come Polisportiva Battifolle noi non potevamo non fare la sagra. Il destino era chiudere. Senza sagra noi andiamo avanti solo con la sagra. Non si chiede niente al comune, mai per il campo sportivo, non si è mai chiesto niente a nessuno. Noi con i nostri pochi spiccioli facciamo la sagra. E non è che qualcuno dovrebbe rettificare cosa ha detto, perché il Battifolle non ha 13 forni. Probabilmente ha sbagliato paragrafo. È un punto di... Sì, perché era l'accusa che queste sagre in modo organizzato, industriale, facessero la pizza. È stato detto produzione di pizza industriale. 13 forni. 13 forni, mi rendo conto che è una cosa industriale. Ma noi abbiamo due forni per le anatre e due forni sfondati che bisogna cambiarli per fare le pizze che... E poi non le facciamo nemmeno buone noi le pizze, non siamo capaci a fare. Perciò a noi, anche se non ce le facciamo fare, noi andava bene. La nostra specialità è un'altra. Sì, la specialità è il maccherone. Venite a mangiare il maccherone. 350-400 grammi pesa il maccherone, il piatto di maccheroni. Ammazza, si ingrassa, ragazzi. Questo è un grasso buono. Però. È tutto fatto a mano da una ventina di signore che si adoperano. E se questa sagra non si faceva, cosa voleva dire? Voleva dire che l'amministrazione comunale si deve prendere carico di tutta l'attività sportiva che fa la SD Battifolle, con tutte le centinaia di ragazzi che ci girano intorno, con tutte le famiglie che portano i ragazzi in un posto sano, tranquillo, a fare attività sportiva, cosa che la pubblica amministrazione non può più fare assolutamente, perché non ha né i mezzi né le strutture per poterlo fare. Ma tutto questo, insomma, can, no? Si è arrivati anche alla minaccia di sciopero, a parte Battifolle che diceva noi dobbiamo, la faremo, non ci interessa, non si poteva. Però, insomma, alla fine tutto questo gran casino, perché poi se poi alla fine si è arrivati a questa soluzione che è praticamente uguale a prima o quasi, no? Perché le organizzazioni politica è venuto fuori che le organizzazioni di categoria, sì, hanno avuto in cambio il contentino dal comune, cioè la riduzione sulla nettezza urbana in questi due mesi. Questo è stato lo scambio. Questa. Sì, l'ha detto anche oggi. Sentito. È stato lo scambio, una riduzione sulla nettezza urbana per i due mesi che ci sono le sagre, dopodiché riprende la solita. Questo è stato lo scambio. Sappi che anche le sagre è stato fatto un protocollo di intesa che utilizzano tutto il materiale biodegradabile e tutto il rifiuti vengono selezionati in modo tale da fotografare. Sì. Questo è stato un impegno da parte delle sagre fatto anni fa dall'assessore Banchetti. Diamo il merito a Banchetti di aver fatto questa operazione. Sì. E quindi di conseguenza anche dal punto di vista riciclaggio e rifiuti le sagre sono all'avanguardia, perché è stato fatto questo protocollo d'intesa molto molto importante. Per me, non lo so, che i ristoratori, l'associazione di categoria non abbiano capito che clienti, se vogliamo andare proprio al sodo, che clienti delle sagre sono i clienti delle sagre, non sono clienti dei ristoranti. Al ristorante non ci vanno perché vogliono cose diverse, perché vogliono uscire a ballare, perché vogliono uscire e stare insieme fuori. È un pubblico completamente diverso. E poi la storia che loro pagano le tasse, le sagre non pagano le tasse, te lo ribadisco come ho detto l'altra volta, le sagre e le associazioni sportive pagano le tasse così come previsto per legge. La legge prevede che devono pagare l'IVA in un certo modo, che devono pagare la SIAE, che devono pagare le imposte, e pagano quello che deve essere pagato. E quindi basta questa storia che non pagano le tasse. Non pagano le tasse non è assolutamente vero, pagano quello che devono pagare. Ecco, è arrivato oggi il comunicato del Movimento 5 Stelle che dice la situazione, il problema è solo rimandato perché non si sotterra, cioè il problema sotto il tappeto, perché dall'anno prossimo si presenterà. Dall'anno prossimo contratteremo col comune, noi probabilmente il comune può tenere anche questo che ha fatto adesso, non è mica detto che debba cambiare, ritornare indietro. Abbiamo allora le feste più penalizzate sono due o tre,
tra i quali la nostra, io parlo per la nostra, che avevamo 12 giorni di sagra, siamo scesi a 8, 30% in meno di tutto. Per noi era già fatto quello il sacrificio, non si poteva fare altre cose, solo quello. Poi un'altra cosa volevo aggiungere, forse lo sanno tutti che quando abbiamo squadre di prima, seconda, di juniores, bambini, arci, c'è da pagare una tassa di iscrizione ai campionati. Noi vanno sulle 8-10 mila euro tutti gli anni, anche quella è una tassa che noi paghiamo al CONI, ma comunque sempre lo Stato, è una tassa che noi si paga, non è che, certo un pizzaiolo non la paga questa tassa, è certo che pagherà altre cose, ma l'IVA la scarica tutta, noi non si scarica, 22 di là. 10.000 euro di là e noi si arriva in fondo che... Comunque, il discorso è diciamo che con lamentare un fenomeno, fare un calendario, dire giusto, quelle siamo, e qui siamo d'accordo tutti, siamo, no? D'accordissimo. Un conto è voler imporre che cosa dare da mangiare alle persone, oppure negare a un bambino di mangiare una pizza, è una cosa veramente assurda. Sicuramente sì, e penso per questo che hanno fatto anche marciandiato, perché poi la legislazione non gli permette di fare quello che voleva fare, come l'ipotesi di dover mandare i pizzaioli nelle sagre. L'avevamo detta quasi per scherzo, senza sapere che era una proposta di Magri, no? Poi ti ricordi? Sì, l'avevamo detta qualche ora prima e tu avevi detto subito non è possibile. Assolutamente, non voglio commentare la risposta del consigliere comunale, però dal punto di vista legale è assolutamente impossibile, salvo che non presto il personale alla sagra e poi viene l'ispettore del lavoro, poi ci pensa l'ispettore. Comunque i pizzaioli hanno detto non si può fare, Non si poteva fare. Non si poteva fare, non sono stupidi, lo sanno, la legislazione è quella. Va bene, allora dai, tutti appuntamento alla prima sagra di Battifolle. Veniamo a fare. Io faccio l'annuncio che venite in massa, più televisione viene meglio, che così vedrete la truffa che facciamo noi. Quando è la prima sera? Il 27 maggio, venerdì, è la prima sera della festa del Maccherone. Vabbè. Ci vediamo, Lui canta, aspetta, ha questo problema che lui canta, ogni tanto lui canta purtroppo, quindi sì, spero 27. Che tu abbia già un'orchestra così lui non canta. No, no, canta da tutte le parti, no, canta anche fuori luogo perché l'hanno visto a Capolona cantare su a coso, è sempre a cantare. Sì, 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 ma poi qui vogliono il liscio, io non so da liscio. E lui è da rock. Lui sa già. Io non so da liscio. Bene, grazie, allora appuntamento alla sagra di Battifolle.